Nel primo giorno di primavera il comune di Fano ha aderito alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. In totale, nella nostra città, sono 417 i bambini e le bambine nati nel 2020. L'iniziativa rientra nell'ambito della rete nazionale Costruiamo la Gentilezza ed è stata ricordata dall'amministrazione fanese tramite una lettera di benvenuto, recapitata per posta nelle case delle famiglie dei più piccoli, con un messaggio di affetto e speranza per il futuro e attraverso un gesto simbolico. Abbiamo fatto anche un bel gesto, abbiamo consegnato le chiavi della città al reparto maternità, al primario, alle dottoresse, ostetriche, infermiere. Proprio così, facendo questo gesto, abbiamo voluto rivolgere a tutti un grande abbraccio affettuoso, quindi a tutte le famiglie e a tutti i nuovi nati. I nuovi nati sono stati accolti anche attraverso un video pubblicato sui social del comune con i saluti del sindaco e dell'assessore Tinti e con la partecipazione del consiglio dei bambini e delle bambine che hanno dato un caloroso benvenuto ai piccoli fanesi. Voi siete nati in un periodo un po' particolare, ma comunque la vostra vita sarà sempre speciale. Siete nati a Fano, una città bellissima, con tantissime opportunità per divertirsi, tra cui il consiglio delle bambine e dei bambini. Ben arrivati! Appena possibile, fanno sapere Seri e Tinti, verranno piantati insieme alle famiglie del primo e dell'ultimo nato dello scorso anno due alberi da frutto, a testimonianza della sacralità della vita. A Pesaro invece, nel parco di Via Rossellini, nel quartiere di Celletta, il comune e il centro di aiuto alla vita hanno piantumato 15 alberi per il futuro, dedicati ai 522 nuovi nati, sempre nel 2020, nella città pesarese. Il 21 marzo, giorno di primavera, si celebra la vita, ha detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Ricordare i bambini venuti al mondo è un bel segnale di speranza per il futuro e una spinta alla natalità. Oggi ha un valore ancora più grande perché lo scorso anno abbiamo avuto la più alta mortalità dal dopoguerra. Siamo ancora in una fase delicata, ha proseguito poi il primo cittadino, ma il 2021 deve essere un anno di liberazione.